Avevo bisogno di soldi, non era mai accaduto prima. Roberto Helger risponde all'interrogatorio di garanzia. Le indagini proseguono. O da amministrazioni non valide, d'altra parte. Roberto Helger è stato interrogato dalla giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo e ad Angela Gerardi, l'ex presidente della Camera di Commercio di Palermo, ha risposto così: sono una persona per bene, so di avere sbagliato, ma avevo bisogno di soldi. Non era mai accaduto prima. Il vicepresidente della GESAP, la società che gestisce i servizi all'interno dell'aeroporto Falcone e Borsellino, giustifica con lo stato di bisogno la mazzetta da 100.000 euro pretesa dalla pasticcere Santi Palazzolo per rinnovargli il contratto d'affitto. Roberto Helger ha spiegato di essere reduce dal fallimento delle proprie attività commerciali e dal pignoramento della casa e ciò lo avrebbe indotto a delinquere per la prima volta alla soglia degli 80 anni di età, nonostante lui avesse da sempre sbandierato la legalità come il suo cavallo di battaglia. Poi la domanda è stata spontanea. I pubblici ministeri Luca Mattinieri, Claudia Ferrari e l'aggiunto Dino Petralia hanno chiesto a Roberto Helger qual è il suo stipendio mensile. E lui, conteggiando due pensioni e due stipendi, ha risposto circa 8.000 euro al mese. L'avvocato Giovanni Di Benedetto, difensore di Helger, commenta: il mio cliente è molto provato dal carcere, ma non si è sottratto all'interrogatorio e ha risposto a tutto. Ho chiesto che anziché il carcere, invocato dalla procura, gli siano concessi domiciliari per motivi di età e di salute. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, Roberto Helger non avrebbe coinvolto altre persone, alludendo a eventuali gestioni illecite di appalti all'aeroporto palermitano. Però il sospetto che la tangente scoperta in flagranza non sia un caso isolato non sarebbe stato del tutto fugato. La procura di Palermo indaga cavalcando il dubbio che Santi Palazzolo sia stato la sola vittima o che invece sia stato una delle tante di un sistema corruttivo più ampio e sistematico. Infatti, nel frattempo, il presidente della GESAP, Fabio Giambrone, e l'amministratore delegato, Dario Colombo, hanno avviato un'inchiesta interna per accertare se alcuni funzionari della società siano coinvolti nell'indagine per estorsione che ha provocato l'arresto delle vicepresidenti presidente della GESAP Helger e se quindi siano compatibili con le funzioni aziendali. Quindi non finalizzata racket e all'usura semplicemente, ma appunto al riciclaggio.